Buonasera, buonasera ai nostri gentili internauti, benvenuti sulla pagina Facebook di Panathlon Latina e benvenuti sulla pagina Facebook di Baraonda Latina. Questa trasmissione può essere vista oltre che su questi due canali, anche sul canale YouTube di Baraonda Latina TV. Una puntata particolare, questa sera è una puntata dedicata al Panathlon. Panathlon, che è un movimento internazionale per la promozione e la diffusione della cultura e dell'etica sportiva, ed è presente addirittura qui a Latina dal 1958. E in occasione dei 60 anni dalla fondazione, dalla nascita del Panathlon, fu inaugurato quel bel monumento che abbiamo visto in sigla. Io ringrazio Andrea Gianzanti, che è un carissimo amico e una vecchia conoscenza di Baraonda Latina, è il presidente del Panathlon Giuseppe Bonifazi. Signori, buonasera e benvenuti a questa puntata di Panathlon Baraonda. Va bene, Andrea? Come vogliamo, anche perché sì. Abbiamo una scaletta, ma ovviamente, come certo, sempre, non la rispetteremo e faremo un po' di Baraonda, certo, anche noi. Siamo un po' più istituzionali, sì, ma in onore di Abebe Bichila e Luciano Vassallo, giusto? Giustamente. Perfetto. Signori, a voi la scena. Ma la parola intanto io la darei al presidente del Panathlon Club Latina, Giuseppe Bonifazi, che ci illustrerà un po' le motivazioni per cui questa sera siamo con Baraonda Latina, con Federico Ginanneschi e con tutto il gruppo dei tecnici e di coloro che di solito seguono forse altre materie sportive, altre modalità, però ci auguriamo che questa sera saranno con noi con la stessa passione di sempre. Presidente. Grazie Andrea, anche da parte mia un buonasera a chi ci sta seguendo. Perché questa serata? Tutti quanti noi credo conosciamo Abebe Bichila, sappiamo chi è. Io quando lui vinse le Olimpiadi avevo 4 anni e non lo ricordo, però ricordo quando vinse le successive a Tokyo, cioè 4 anni dopo. Questa serata è dedicata da Abebe Bichila e a Luciano Vassallo. Per quale motivo? Perché Abebe Bichila, come ho già detto, è noto a tutti. Luciano Vassallo un po' meno. Ma entrambi hanno incarnato i principi che sono alla base dello sport. Cioè quelli dell'amicizia, quelli di sostanzialmente di portare avanti un messaggio indipendentemente dalle problematiche che si vivono in quel momento. In particolare quello che li accomuna è che entrambi sono persone nati in Africa e soprattutto Vassallo dovette subire tutta una serie di problemi, diciamo così, non legati alle leggi razziali, essendo come si diceva allora con un termine poco elegante, un meticcio. Nonostante questo, lui ha portato avanti i principi, ha fatto anche da un punto di vista sportivo una carriera strepitosa, che però purtroppo non è molto nota. Ecco, questa serata serve soprattutto a questo, ad accomunare due grandi campioni, uno molto noto, l'altro meno noto. Non porto via altro tempo, voglio soltanto ringraziare i partecipanti a questa serata, e cioè Valerio Piccioni, Giambattista Anastasio, Francesca Nardo Marino, Rebecca Vassallo, la figlia di Vassallo, e il nostro socio Carmelo Giordano, che tanto ha fatto e tanto si è speso affinché questa serata sia potuta realizzare. E naturalmente ringrazio anche il socio Andrea Gianzanti, che ha l'onore e l'onore di condurci in questo percorso. Grazie.
Eccolo, i collaboratori del Panathlon che ci hanno aiutato a compilare la scaletta già saranno con qualche elemento di nervosismo, perché l'abbiamo già sconvolta dall'inizio questa videopresentazione che avrebbe dovuto anticipare l'intervento del Presidente, l'abbiamo avuta dopo, ma va bene così. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che appunto hanno lavorato a questo programma, a cominciare da Nadia Gigante e Rita Silano e tutto il gruppo del Panathlon, a Bebe Bichila, Luciano Vassallo, due volti dell'Africa, due volti in particolare dell'Etiopia, che hanno rappresentato ai massimi livelli. A Bebe Bichila, un mito sicuramente anche in Italia, a cui è legato appunto per la vittoria della Maratona di Roma e non solo, ma un mito in Africa altrettanto, Luciano Vassallo, che stiamo imparando a scoprire anche noi. E in questo percorso gli ospiti che ha annunciato il Presidente Bonifazi ci aiuteranno anche a capire come e perché sono due miti dello sport e due miti dell'Africa intera, al di là e oltre lo sport praticato e i risultati agonistici. Iniziamo subito a parlare del primo, di Abebe Bichila. Forse iniziamo con un ordine alfabetico, Abebe Bichila, ma dovrebbe essere Bichila Abebe, perché anche in questo abbiamo sovvertito nome e cognomi nella iconografia e nella mitologia nazionale, abituati come siamo a una modalità diversa da quella africana. Il simbolo dell'Africa che appunto si liberava dal colonialismo europeo. Abbiamo aperto la trasmissione con le note di Vangelis su Momenti di Gloria, raccontava una storia importante, ne racconta una storia altrettanto importante ma in un altro continente, Abebe, e lo facciamo presentare ancora meglio di come possa farlo io a Valerio Piccioni, giornalista della Gazzetta dello Sport, che su Abebe ha scritto due libri insieme a un altro grande giornalista come Giorgio Lo Giudice, e che nella corsa, nell'atletica, per tante ragioni, poi lo vedremo anche nel corso della serata, ha un radicamento forte, e quindi la storia di Abebe è stata ben narrata da lui. Valerio. Buonasera e naturalmente un ringraziamento al Panathlon e a chi ci ospita, seppure in questa modalità purtroppo sempre meno originale, che è quella appunto della distanza fisica. E intanto un ringraziamento che non è retorico, perché il ricordo di Abebe Bichila è qualcosa che sta francamente dentro di me. E devo dire che io ho avuto la fortuna nella mia professione e nel mio lavoro con la Gazzetta dello Sport di coprire giornalisticamente tanti avvenimenti, dal Giro d'Italia al Tour de France, anche dei momenti davvero magici, i record del mondo di Usain Bolt, le scalate di Marco Pantani, ho visto scudetti vinti e persi, però in effetti forse c'è stato un momento della mia vita in cui ho avuto un'emozione speciale, un'emozione più speciale delle altre, diciamo, ed è stato il momento in cui mi sono trovato a un centinaio di chilometri da Addis Abeba e mi sono trovato a cercare il luogo dove era nato Abebe Bichila. Una specie di caccia al tesoro, di ricerca, anche a volte con dei momenti di sconforto, perché sembrava davvero qualcosa di irraggiungibile. Poi c'è stato un momento invece in cui abbiamo tagliato il traguardo, e in quel momento questa terra così lontana, così diversa, la cominciamo a vedere, ci è parsa strettissima parente dell'Arco di Costantino e del Colosseo, gli angeli custodi dell'arrivo di quella maratona olimpica del 1960. Ed è proprio vero che, se ci pensate, lo sport è anche un fantastico pifferaio magico che ti porta in giro per il mondo e per la sua umanità. E da Abebe Bichila siamo arrivati a Luciano Vassallo, e Luciano Vassallo ci ha
raccontato un altro a Bebe Bikila e un paese, l'Etiopia, ci ha fatto entrare dentro quegli anni, il 1960, la vittoria olimpica a Roma, il 64 a Tokyo. Abbiamo visto delle immagini che scorrevano di quella di Addis Abeba, un posto dove ancora la memoria di Abebe Bikila è vivissima. Sono ancora tanti i corridori sulle colline di Entoto o nello stadio dove lui inanellava ripetute e allenamenti. Qui siamo appunto alla periferia di Addis Abeba, comincia questo nostro viaggio alla ricerca di questa terra promessa, di questo luogo dove tutto cominciò per Abebe Bikila, un campione che non è stato frutto, io questo lo voglio sempre ricordare, di una sorta di variabile esotica della storia dello sport. Abebe Bikila non vinse per caso a Roma nel 1960, ma vinse perché era preparato a vincere, perché aveva tutto il talento e i numeri per vincere. Certo, quando questi 69 atleti si mossero da Piazza Venezia, dalla scalinata del Campidoglio, percorsero i primi metri, magari nessuno ci credeva, nessuno aveva presente il talento di questo etiope, allenato peraltro da un tecnico illuminato, creativo, come Onni Niskanen. E quindi fu una sorpresa per tutti, ma sicuramente non per Abebe Bikila stesso, che è un vigile urbano, proprio alla partenza disse questa frase, faccio primo, per dire arriverò primo. Sapeva qualche parola di italiano, l'Etiopia era stata invasa dagli italiani proprio nel momento subito dopo la sua nascita. E lui appunto con questa promessa diceva sostanzialmente a se stesso, ma anche a quel piccolo mondo che era lì raccolto prima del via, diceva che appunto sarebbe arrivato primo, che avrebbe avuto tutte le possibilità di farlo. E Valerio, allora eccolo Valerio, mi sulla via senti? antica. Sì, Sì, no, eccoci. dicevo, sfatiamo anche il mito del fatto che queste scarpe non fossero ai piedi per motivi di indigenza, era una scelta tecnica concordata Ecco, Andrea, con questo è molto importante l'allenatore. dirlo perché, insomma, è bello anche la leggenda che peraltro ha alimentato lo stesso Abebe, che un po' ci ha giocato su questo fatto, no? Che correre a piedi nudi significava far vedere al mondo anche la nostra condizione, ma in realtà Abebe Bikila era stato sull'Appia Antica con il suo allenatore Niskanen, che aveva affittato appositamente una 500, avevano provato con le scarpe e senza, e avevano deciso che sui basoli dell'Appia Antica, proprio per quegli appoggi, tra l'altro di notte, vedete, con un tracciato illuminato solo dalle fiaccole che reggevano i soldati, sarebbe stato meglio, più adatto correre a piedi nudi. Naturalmente, cosa che Bikila, per carità, sapeva fare perché si allenava spesso, anzi quasi sempre a piedi nudi. Qui siamo al Palazzo dello Sport dell'EUR, siamo proprio nei primi momenti della maratona, nei primi chilometri. Poi, naturalmente, c'è un momento in cui si entra nella notte, si entra nel mito, e il mito, naturalmente, è questo piccolo punto che si muove, diventa sempre più grande con il numero 11 e taglia questo traguardo dell'arco di Costantino e rifiuta la coperta di flanella dei soldati, rifiuta perché deve fare gli esercizi di defaticamento e dimostra che la maratona non è un'impresa da folli, da marziani, ma è un'impresa da uomini e ce lo dice. Che danno l'idea di qualcosa di nuovo. La maratona fino a quel momento era una terra di uomini stressati, consumati dalla fatica, la famosa immagine di Dorando Pietri che si accascia sulla pista del White City Stadium nel 1908, viene sorretto dai giudici, accompagnato al traguardo. Ecco, tutto cambia con Abebe Bikila. Questo mi sembra che sia un po' il messaggio che quel 10 settembre 1960 dà al mondo. E quindi Decisamente. noi siamo andati con questo viaggio con l'amico Leonardo Zerulo proprio alla ricerca di queste radici, e questo viaggio a un certo punto ci ha portato in una distesa di pietre, diciamo, dove era faticoso viaggiare anche con la jeep, e alla fine
abbiamo trovato una scuola intitolata ad Abebe Bikila e poi piano piano abbiamo trovato anche alcune tracce, alcune testimonianze in questa caccia al tesoro. E poi a un certo punto un grande amico di questo nostro viaggio, ecco qui cominciamo a vedere qualcosa da lontano, si vede la scuola intitolata ad Abebe Bikila. E poi c'è un momento in cui questa ricerca affannosa, perché in Etiopia la scarsa illuminazione delle strade, quando arriva, eccolo qui, ecco la scritta, proprio qui era nato il maratoneta Abebe Bikila, nel 1924, in realtà c'è un problema di calendario, di mancanza di sintonia del calendario, il 1924 per gli Etiopi è in realtà il 1932 per noi, e eccolo qui, l'atleta Abebe Bikila nacque in Yaya, che poi è iato, diciamo, nell'ufficialità dei luoghi di nascita nel 1924. Questo è un pezzo della baracca di Lamiera dove Bikila passò i primi anni della sua vita, prima di essere conosciuto, naturalmente prima di compiere questo viaggio che lo portò ad essere uno dei più grandi protagonisti della storia dello sport. E io penso, ecco, che sia sempre bello guardare la fine di un percorso, l'arrivo, la medaglia d'oro, gli applausi, ma forse ancora più bello sia scoprire l'inizio della storia. Ecco, qui vediamo l'amico Rodolfo, tra l'altro fratello di Carmelo Giordano, che abbiamo il piacere di avere qui con noi, ed è proprio lui, Rodolfo, che quel giorno, a un certo punto, con un urlo praticamente di soddisfazione, disse venite, venite, perché aveva trovato appunto questi testimoni con questo pezzo di lamiera che era rimasto appunto come testimonianza, diciamo, di quella storia. Qui invece c'è un momento purtroppo più duro, è la curva dell'incidente del 1969, e purtroppo a un certo punto sparirono i giorni di Roma, di Tokyo, le tante vittorie, e Bikila purtroppo fu costretto alla sedia a rotelle, visse gli ultimi anni della sua vita, morì nel 1973 con la grande angoscia, diciamo, di non tornare più alla cosa che gli piaceva di più di tutte, cioè correre. E siamo andati anche in quel posto quasi per rendere omaggio in fondo a questo personaggio. Allora io proprio vorrei chiudere questa prima parte con un appello a tutte le persone che a volte sono prese dal divo, dal campione, dall'idolo, sempre a interrogarsi su come e dove cominciò tutto, perché forse quello ti fa capire molto di più una storia, persino più di una medaglia d'oro e di un risultato, dei tanti risultati di Abebe Bikila. E forse anche l'umanità di Abebe, ecco, concludo Andrea, l'umanità di Abebe sta proprio nel racconto di Luciano Vassallo, che secondo me è proprio il personaggio ideale per continuare un po' con questo filo magico che avete voluto proporre, perché proprio l'umiltà, la passione basica quasi per lo sport che porta Luciano tra i campi delle mille periferie del mondo fino alla vittoria in Coppa d'Africa, ecco, penso che sia assolutamente in sintonia con questo itinerario fantastico di Abebe. Ma sì, avremo modo poi di ritornare da te per approfondire anche gli altri aspetti della vita di Abebe, il prosieguo della sua carriera e anche il modo in cui reagì a quel durissimo incidente che lo privò di fatto della mobilità. E però abbiamo anche, grazie di aver lanciato il gancio tra le due vicende di due personaggi che poi erano amici nella loro vita sportiva, anche praticamente coetanei, lo hai detto tu, la vera effettiva data di nascita di Abebe era il 32, il 35 di Luciano Vassallo, quindi anche molto vicini come età, quasi coetanei, e vissero insieme quella che è stata forse l'ultima esperienza di atleta di grandissimo livello, ossia le Olimpiadi del 1968
per Abebe Bichila, nelle quali Luciano Vassallo era un ospite, ma sicuramente, perché il calcio per l'Etiopia non era presente, però sicuramente furono vissute con il pathos dell'atleta. E nel passaggio dai due momenti, dalla vita di Abebe Bichila a quella di Luciano Vassallo, abbiamo un video che prego la regia di inviare. Abbiamo visto alcune delle immagini che hanno evidenziato i momenti di connessione tra le due vicende sportive e non. E adesso entriamo un po' più nel vivo della seconda personalità, il secondo personaggio di cui raccontiamo, vogliamo raccontare la storia, ossia Luciano Vassallo, che è stato un precursore, fra le altre cose, della lotta al doping in anni in cui non c'era questa forte attenzione per il problema, ma poi soprattutto è stato il vincitore della Coppa d'Africa come miglior giocatore, premiato come miglior giocatore e come capocannoniere del torneo, anche in questo caso una vittoria storica dell'Etiopia in finale con l'Egitto, ma il vero funambolo di quella squadra era appunto Luciano, che come calciatore era paragonato a Luisito Suarez, a Didi del mitologico trio di Diva Va Pelé del Brasile, nonché a Alfredo Di Stefano, anche lui uno dei più forti giocatori della storia e non solo. Per parlarne, per approfondire ancora di più questi tratti biografici che io ho solo accennato, chiamiamo in causa Giambattista Anastasio, giornalista, scrittore, ma anche attore e drammaturgo, che nella vita di Luciano Vassallo ci è entrato, possiamo dire, appunto, nella sua veste attoriale, perché ha scritto e interpretato lo spettacolo teatrale Stella d'Africa, con cui appunto abbraccia e racconta la storia di Luciano. Ma lascio a Giambattista la parola per approfondire ancora di più. Ma innanzitutto buonasera a tutti e grazie di questo invito. La vita di Luciano Vassallo, io personalmente appunto me ne sono innamorato, posso assolutamente usare questo verbo, perché è una vita che sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista umano davvero esemplare nel senso letterale del termine, perché è una vita che porta con sé diversi insegnamenti, ecco. Il culmine è sicuramente la vittoria della Coppa d'Africa del 1962, la prima e ultima Coppa d'Africa vinta dalla nazionale etiope nella sua storia, non succederà più, contro tra l'altro l'Egitto, che insomma veniva un po', era un po' la potenza di quella regione, ecco, anche in campo sportivo e non solo politico. Detto questo, le
Gli spaccati della vita di Luciano da raccontare sono davvero tanti. Io parto con una biografia, diciamo così, essenziale per farlo, così, per approfondire, magari farlo avvicinare a chi non lo conosce. Luciano nasce nel 1935 ad Asmara, quindi in Eritrea, da un papà italiano, Vittorio Vassallo, bersagliere di Fiesole, e mamma eritrea. In quel momento Asmara è sotto la dominazione italiana, quindi nasce all'epoca del colonialismo italiano. Il primo ingaggio per una squadra di calcio avviene nel 1950, quindi molto, molto, molto presto. La prima convocazione nazionale a 21 anni, nel 1956. Già solo in questi 20 anni di vita, a livello anche politico, in Eritrea succedono più cose. Questo è importante perché la vita di Luciano e la vita parallela dell'Eritrea, del posto in cui è cresciuto, sono inevitabilmente, no, legati. Quindi già solo in questi 20 anni si passa dalla dominazione italiana alla protettorato britannico, fino poi nel 52 all'annessione di fatto dell'Eritrea da parte dell'Etiopia, motivo per cui lui poi nel 62 vincerà appunto la Coppa d'Africa come calciatore, come capitano della nazionale etiope. Nel 68 viene eletto da una giuria di giornalisti internazionali, appunto Stella d'Africa, quindi è un po' l'omologo, possiamo dire, un premio che sta al movimento calcistico africano dei tempi, come sta qui da noi in Europa il pallone d'oro. Lo vince al termine di una Coppa d'Africa che l'Etiopia non vincerà, ma in cui lui riesce come al solito a distinguersi. Poi inizia quella che è se vogliamo, la seconda parte della vita di Luciano, finché c'è un Luciano eroe sportivo, soprattutto eroe sportivo, e poi c'è invece Luciano che va inevitabilmente contro una serie di dinamiche che si instaurano via via nel suo paese. Per essere molto chiari, avete già accennato alla lotta, alla sua denuncia del doping, fu pioniere anche in questo, siamo nel 76 ormai già, nel denunciare lo scandalo doping all'interno della nazionale etiope, uno scandalo che avviene in un contesto nel frattempo politicamente profondamente stravolto, perché l'Etiopia solo 2 anni prima aveva subito un colpo di Stato da parte dei militari, e quindi questo colpo di Stato già lo metteva in una luce un po' diversa, nel senso che lui era un po' considerato un figlio di altri tempi, di un'altra Etiopia. In più lui appunto denuncerà lo scandalo doping e questo di fatto fa in modo che lui sia ormai un personaggio scomodo, decisamente scomodo in Etiopia. Da qui una fuga che ha davvero dell'avventuroso, una fuga dall'Etiopia che ha davvero dell'avventuroso, una fuga che avviene ovviamente in clandestinità, che avviene attraversando un deserto a piedi, che avviene grazie agli aiuti che poi da Etiopia a Gibuti fino ad arrivare in Egitto, quindi fino a Roma, agli aiuti che lui riesce ad avere perché lo riconoscono, gli riconoscono i meriti sportivi, insomma, non è più, è un personaggio amato, popolare, conosciuto, e quindi anche questa fama durante la fuga che poi lo porterà in Italia lo aiuterà, sarà decisiva a permettergli di arrivare in Italia, dove poi in qualche maniera il nostro paese, insomma, salderà un po' un debito coloniale, riconoscendo poi a Luciano la cittadinanza e consentendogli di appunto di stare qui in Italia come un cittadino italiano, anche sulla scorta ovviamente delle sue origini. Questo in estrema sintesi, ovviamente. Dal punto di vista valoriale, lasciatemelo dire,
In questa storia convivono più cose, convive partendo dalle cose assolutamente positive, lo sport come merito, lo sport come trionfo del merito, perché Luciano attraversa mille difficoltà, ma alla fine riesce a diventare un calciatore, riesce a diventare e a mantenere la fascia di capitano, benché fosse meticcio, non un particolare, e benché avesse un cognome italiano, non un particolare, riesce a mantenere la fascia di capitano della nazionale e addirittura, ripeto, a vincere un trofeo che poi l'Etiopia non vincerà mai più. Quindi lo sport che alla fine significa che vince il merito, in questi tempi in cui siamo reduci, ad esempio, da un dibattito su questa Superlega calcistica che invece era stata concepita come una lega chiusa di club benestanti che se la giocano tra di loro senza retrocessioni, promozioni, nulla. È una storia esemplare a maggior ragione anche oggi. È esemplare dal punto di vista invece del tema che purtroppo ritorna spesso nel calcio non solo italiano ma europeo del razzismo. Qui ci sarebbe parecchio da dire perché è una storia davvero particolare. Luciano viene discriminato all'inizio perché è troppo bianco per i neri e troppo nero per i bianchi. È la situazione del meticcio. Il valore dell'amicizia, se lui riesce a giocare, a mantenere la fascia da capitano, è perché un suo compagno di squadra, un suo grande amico, perdonatemi la pronuncia, Mengistu Uorku, farà in modo che quella fascia resti a lui, sfidando insieme a Luciano, quindi il potere della federazione, del capo della federazione, che invece non vedeva di buon occhio che un meticcio, un mezzo italiano, avesse la ribalta di andare a prendersi una coppa, a ritirare una coppa direttamente dalle mani dell'imperatore. Se questo avviene, se lui ce lo fa, riesce a mantenere la fascia di capitano anche perché un compagno di squadra e soprattutto un amico dirà: è lui il più forte, è lui che ci ha portato fino a qui e quindi è lui che deve ritirare con la fascia di capitano questa coppa nel caso in cui la vinceremo, come poi invece avverrà. Ultimissima cosa, poi lascio, ecco, una storia esemplare anche perché noi oggi siamo ovviamente abituati a vedere i grandi campioni del calcio in particolare fare una vita molto agiata, insomma, molto facile, molto dolce, eccetera. E qui invece ci troviamo di fronte a un campione con la C maiuscola che si è dovuto sudare davvero tutto e che per anni ha fatto anche il doppio lavoro, calciatore e meccanico. Quindi una storia davvero complessa che ho cercato di sintetizzare nel più breve tempo possibile e affascinante, davvero affascinante. Grazie perché effettivamente ci hai aiutato a inquadrare ancora meglio il percorso, la vita, le esperienze sportive non di Luciano Vassallo e per introdurre chi conosce bene le vicende personali di Luciano e che ha vissuto una parte di quelle esperienze, di quell'epopea che Giambattista ha raccontato, ossia parlo ovviamente di Rebecca Vassallo che abbiamo in collegamento, ma prima di chiamarla in causa abbiamo delle video immagini che proprio lei ha realizzato sul suo papà.
Abbiamo visto le immagini che testimoniano i successi e il riconoscimento, l'importanza di quei successi, un collage di immagini che, per il quale appunto dobbiamo ringraziare, l'ho presentata prima, Rebecca Vassallo. La domanda con cui vorrei aprire il tuo intervento è legata a un passaggio di un'intervista che ho letto di Luciano, in cui parlava dei suoi primi 16 anni, talmente vissuti in maniera intensa da sembrarne 50. Credo che però quelli successivi ai 16 anni siano stati vissuti ancora in maniera più intensa. E allora mi chiedo, questa intensità nei racconti, nella quotidianità, si è percepita e fa parte della persona? Perché io poi l'ho visto anche sempre molto determinato, però sorridente nelle tante foto che mi sono passate sotto gli occhi. Ecco, buonasera a tutti. Intanto sì, mio papà è sempre stato e è sempre una persona molto sorridente e soprattutto noi siamo cresciuti tra i suoi racconti che erano proprio degli incredibili, dei quali probabilmente non ci rendevamo conto neanche noi da bambini. I racconti, insomma, del calcio, di tutte le sue avventure vissute in Eritrea, in Etiopia, della sua storia di calciatore, di uomo e di figlio di Mebraka Abraham, mia nonna, che voglio citare perché mi sembra giusto. E quindi sì, c'è sempre stato un filo conduttore, un leitmotiv che unisce i racconti di mio padre, che sembrano veramente incredibili, sembrano quasi mille vite vissute assieme. E questa unione, unione amicale che lui ha costruito anche all'interno della squadra vincitrice poi della Coppa d'Africa, Uniti vincemmo. Ecco, questo è il motto che mio padre fece proprio quando costituì anche l'Associazione Corno d'Africa. Perché con questo motto lui mirava a un sogno di ritrovata unione, l'esperienza della squadra che vince, di una squadra eterogenea, attenzione, e questo non è poco. Una squadra di eritrei, di italo-eritrei e di etiopi che si sostengono e vincono la Coppa Africa del 1962. La sua forza era la forza di tutti i compagni. E fondamentale è stata la sua amicizia con Mengistu Worku, che è stata citata prima. Un uomo valoroso, molto coraggioso, che ha riconosciuto in mio padre il suo valore e ha combattuto perché lui restasse capitano, andando contro tutti. E mio padre sollevò quella coppa e la prese dall'imperatore Haile Selassie, evento straordinario di una potenza incredibile, grazie a Mengistu Worku e grazie anche al lavoro di tutta la squadra. Ecco. Io nella mia adolescenza sentivo che mio papà si faceva queste lunghe chiacchierate con Tesfaye, sentivo al telefono anche Mengistu e altri quando noi vivevamo a Ostia Lido e ricordo questi dialoghi in lingua che ovviamente non capivamo, che finivano sempre in fragorose risate, era sempre veramente allegro. E in tutto ciò, per ricollegarmi anche al tema della serata, vorrei aggiungere anche un ricordo su Abebe Bikila, perché papà ci raccontò, e noi sapevamo bene chi fosse, ci raccontò che lui lo conosceva, che correvano e che lui quasi lo prendeva in giro dicendogli: "Ma che sport fai tu che devi correre e andare sempre dritto?" C'era una grande stima tra loro e lo stesso Bikila diede dei suggerimenti a mio padre per l'allenamento. Insomma, sono due colossi che ci hanno insegnato che la determinazione, la forza e il coraggio possono portare grandi risultati, soprattutto la serietà. Ecco, concludo perché sono molto emozionata, concludo dicendo che mio padre perse suo padre, chissà se è morto in guerra.
Però lui ritrovò nei suoi amici più cari e in molte persone che in lui videro qualcosa, una guida. Mio padre crede fermamente nell'amicizia fraterna di chi gli è stato accanto. Le sue vittorie, infatti, sono vittorie di tutti. Grazie. Grazie, grazie Rebecca, davvero, perché la vittoria di tutti che in quel contesto, in quell'Etiopia, in quel momento storico, sicuramente ha dato gioia anche a persone che erano in difficoltà e forse in qualche modo anche ha rivalutato quantomeno un nome e un cognome italiano, visto che un po' di pene nei nostri confronti gli etiopi hanno ben diritto ad averle. Lo dico da figlio di madre nata in Etiopia, quindi posso dire di avere titolo ad affermarlo, madre italiana ovviamente nel mio caso. So e sappiamo che non abbiamo lasciato un bellissimo ricordo come italiani. Luciano lo ha fatto e in qualche modo ha reso orgogliosi tutti noi italiani per questo e per aver dato lustro al nostro paese in un luogo dove quel lustro non era precedentemente stato. La storia di Luciano l'ha raccontata Giambattista Anastasio, ma ci sono altri giornalisti di altissima levatura che si sono occupati di lui e che hanno voluto dargli riscontro e notorietà nazionale. Fra questi Francesca Nardomarino, vice caporedattore di Sky TG24, che a Luciano Vassallo ha dedicato una lunga intervista intitolata proprio Un eroe dimenticato che aiuta e ci consente di rimarcare appunto la forza eroica del percorso di Luciano. Francesca, io do del tu a tutti Me in lo questa mi auguro. serata. Spero che sia una chiacchierata, insomma. Assolutamente sì, vuole esserlo, nonostante appunto le difficoltà del remoto, però cerchiamo di essere coinvolti in questo percorso e ti chiedo come mai ti sei interessata appunto a questo personaggio, qual è stato lo spunto e dove ti ha portato questo spunto. Grazie ancora per l'ospitalità, spero che si senta, perché ho tentato con le cuffie di ovviare almeno ad un audio remoto. E quindi grazie per questo momento, perché così come hanno detto le persone prima di me, a cui sono molto grata, perché è un collage che ci riporta a parlare di persone importanti prima che ad importanti atleti. E la mia conoscenza con Luciano appartiene al periodo in cui mi sono occupata, sono stata prestata allo sport per 16 anni, diciamo. Ero allora a Stream, ero un inviato di Stream, e mi parlarono di una persona che aveva una storia singolare, parliamo di 20 anni, 21 anni fa, che aveva una strana storia, un'appassionante storia di calcio e che lavorava, che avrei trovato a Ostia. E in una mia giornata libera, mi pare fosse un sabato, sono andata in un'officina e lì ho scoperto una delle storie più affascinanti. Infatti, condivido l'innamoramento di Giambattista Anastasio quando appunto dice di un innamoramento per una storia, ecco, c'è tutto. Un uomo bello, energia, fascino, aveva tutto, tutti gli ingredienti di una grande storia. Noi purtroppo televisivamente lo dobbiamo dire, era anche fotografico nel suo modo di raccontare. Quindi prima mi sono fatta raccontare tutto, ho valutato la documentazione che si poteva valutare, quella fotografica, i filmati, i riferimenti, e questa storia si è incastonata nella mia, che, come appunto si diceva qualche minuto fa, era la storia degli italiani
della colonia. Mia madre è nata in Eritrea, io, la mia bisnonna è sepolta lì. Avevo un'altra parte della storia che doveva evidentemente fatalmente incontrare poi la parte mancante. Per cui il mio approccio è stato un approccio professionale, se mai si può dire, per chi fa pratica la materia dello sport, è un tutt'uno con la nostra passione. E poi è entrata nella mia vita, nel senso che ne ho parlato appunto sia con mia madre che con mia nonna di quegli anni. Loro sono venuti via, che mia madre era piccola, quegli anni non li hanno vissuti, diciamo, quelli del trionfo di Luciano, però sono stati per me il suo racconto, quello appunto del calcio, dell'impero, il racconto della lotta al doping, la sua fuga, quello appunto di cui si è raccontato anche prima. La mia parte, una parte che mi mancava di questa grande storia. E sentire, appunto, sentirla raccontare da lui in Italia è stato un raddoppio di valore. Lui è stata l'incarnazione, nel momento in cui ho avuto la fortuna di poterlo incontrare, di tanti valori che il nostro calcio allora poteva raccontare, forse più che adesso, ma insomma, di cui si aveva tanto bisogno. È stato per me un momento importante, bellissimo, perché forse è stata la storia che ho raccontato. A me piaceva raccontare storie, io non sono un tecnico, non lo sono mai stato, nonostante tutti gli anni che ho passato allo sport, non posso dire di essere un tecnico poter raccontare i moduli in campo come i miei colleghi telecronisti. Io raccontavo le storie, ero una allieva e collega di Darwin Pastorin, e quelle erano le tonalità su cui allora raccontavo le cose. E quindi Luciano era l'ideale, cioè era la storia che poteva incantare me, allora direttore Darwin. Quindi cosa c'era di meglio di una storia politica, umana, per dare tutto quel valore alla nostra passione che volevamo raccontare? Quindi lui ha incarnato per me quello, che poi il suo modello in campo fosse Di Stefano, che fosse un prezioso centrocampista, questo aggiungeva valore, ma era prima di tutto un grande uomo, che noi abbiamo raccontato anche in campo e che infatti che ha portato poi la sua storia in giro dal continente africano, da noi in Italia, lo ha portato appunto perché aveva un grande valore, diciamo, altrimenti si sarebbe fermata lì. E di questo io gliene sarò sempre immensamente grata, devo dire. Quindi anche per aver aggiunto un pezzo a una storia di vita personale, quindi. Assolutamente, ma accade in maniera del tutto casuale, ma mi ha portato a confrontarmi con la comunità, poi con la comunità in Italia. È stato un viaggio, come tutti i nostri incontri, soprattutto per quelli che ci portano all'estero, anche indirettamente all'estero. Ma questo è stato un viaggio tra le culture, da una parte e dall'altra, perché poi correvano parallele. Chi conosce la storia degli italiani delle colonie sa che vivevano abbastanza chiusi, tranne quelli che hanno avuto la fortuna di incontrare appunto l'amore, la famiglia, con gli eritrei, altrimenti gli italiani erano abbastanza chiusi. Io da mia nonna non ho ricordi. Non ho avuto racconti di amicizie, per esempio, erano tra loro, facevano vita tra loro. Quindi a me mancava, così come mi manca tuttora, un viaggio fatto lì. E lui mi ci ha un po' portata. Quindi è stato bello anche è stato bello per questo. Poi faremo un viaggio, in un paese, spero nuovo, visto che insomma si potrà fare un viaggio nuovo, ecco appunto. Speriamo, anche perché forse anche a me manca lo stesso viaggio, appunto, da Sì. figlio di madre, nata, poi
per la precisione anche lei in Eritrea, a Decameré, quindi condividiamo questo percorso. Però a questo punto sentiamolo anche un pezzetto, un brano di questa lunga intervista che Francesca ha realizzato con Luciano Vassallo. Prego la regia di mandare l'estratto video. Centrocampista tipo Di Stefano, a me almeno in Francia mi hanno qualificato Di Stefano africano, e come Didi, quello del Brasile, e come Suarez. Insomma, io ho avuto, diciamo, l'onore, anche se all'epoca non ci credevo, che mi avevano classificato in mezzo a questi giocatori. Cioè che ero un centrocampista di valore. Per accorgermi che io ero un centrocampista di valore, ho dovuto prima invecchiare, e adesso mi rendo conto che veramente ero un centrocampista di valore. Io sono andato a giocare in Egitto contro gli egiziani con la nazionale etiopica. E poi siamo andati a vedere una partita tra due squadre, le prime in classifica. E ho visto un giocatore con la maglia numero 9, con la maglia numero 9 addosso. E questo qui, da noi, il numero 9 doveva stare attaccante, perché lì una volta il numero, ti davano un numero, vuol dire questo numero era già un ruolo, e di là tu non ti dovevi spostare. Cioè, se eri il numero 11 stavi all'ala sinistra, se eri il numero 7 stavi sull'ala destra, e il 10 stavi leggermente indietro, il 9 doveva stare sempre attaccato. Poi i sistemi erano diversi all'epoca. Conseguenza anche il 10 e l'8 avevano altre funzioni, cioè facevano la spola. Allora io ho visto questo qui, lui arretrare e i due avanzare, cioè il numero 9 che tornava indietro e il 10 e l'8 avanzare. Ma quando sono tornato, io gli ho detto all'allenatore, gli ho detto: guarda, ho visto la partita di quella squadra e poi giocavano così, così. E lui mi ha detto: vediamo, provaci. Io sono tornato indietro e lì sono diventato centrocampista. Con gli anni 50 le Nazioni Unite decidono l'unità federale di Etiopia ed Eritrea. Luciano è cittadino etiope. Sarà l'imperatore Haile Selassie, tornato a sostituire le truppe di Sua Maestà Britannica, a incoronare la nazionale etiopica vincitrice della Coppa d'Africa del 1962. Quando noi abbiamo vinto la terza Coppa d'Africa, abbiamo battuto l'Egitto, gli africani si sono subito sollevati. Cioè, forse hanno capito che si poteva vincere, potevano vincere anche loro. In effetti, nel 64, il Ghana ha vinto la quarta Coppa d'Africa. E poi ha vinto anche la quinta Coppa d'Africa in Tunisia. Proprio sono momenti quando si vincevano i campionati, e quando si vincevano partite importanti contro squadre straniere, eccetera, era una cosa veramente incredibile, la gente lo sentiva, e noi eravamo ammiratissimi, eravamo i più ben voluti, e la folla si dimentica che io sono un meticcio, proprio per niente, Non gliene frega niente del mio nome, la folla, la gente, i tifosi, non è che vanno a vedere il meticcio, il nome, la razza. La gente ci ha applaudito, ci ha seguito, ci ha osannato proprio.
Oggi io mi rendo conto che cosa significa per una nazione vincere un titolo importante. Eccolo il brano dell'intervista che appunto Francesca Nardomarino ha realizzato. Ringrazio peraltro per la disponibilità anche Sky che ha concesso la presenza di Francesca e passo la parola a una delle persone che è stata tra i promotori di questa serata, è stato citato più volte Carmelo Giordano, che dovrebbe essere anche lui in collegamento con noi. L'idea, il desiderio, la voglia di unire questi due campioni in questi due momenti nasce appunto da un'idea che Carmelo ha voluto condividere con il Panathlon Club di Latina e che insieme tutti quanti siamo riusciti, stiamo tentando quantomeno di portare avanti. Carmelo. Vabbè, fino adesso siamo andati bene, quindi io all'epoca avevo 6 anni quando Abebe Bikila vinse la Maratona Roma, 8 anni quando Luciano vinse la Coppa d'Africa, quindi potete immaginare che insomma che cioè, ho vissuto con il ricordo con le gesta di questi due atleti. Mi aggancio all'ultima parte del discorso dell'intervista di Luciano, in cui dice che la folla lo acclamava, non gliene fregava del nome del suo essere meticcio, quindi. E io ero in quel periodo, pure io ho vissuto quel tipo di situazione, perché stavo nello stadio e vedevo che insomma la gente acclamava lui, quindi pure io da italo-etiopico, quindi mi sentivo etiopico anche per questo insomma. Le due vittorie, sia quella di Abebe Bikila e di Luciano, io penso che non credo che sia un caso, perché l'Etiopia in quel periodo, negli anni 60, ha vissuto, era un'epoca d'oro per l'Etiopia, perché a parte le vittorie sportive, nel 63 fu istituita l'Unione Africana proprio in Etiopia, e anche da un punto di vista economico e finanziario il paese, diciamo che si era incamminato verso la modernità. E in questo c'è stato anche un contributo anche diciamo degli italiani che sono stati accolti là, perché è vero che ci sono state con l'Etiopia due guerre cruente, e soprattutto quelle dal 35 al 41 sono state diciamo le cose peggiori sono state fatte in quel periodo, però nonostante questo migliaia di italiani rimasero in Etiopia, fecero un progetto di vita e diciamo che contribuirono in qualche modo alla modernizzazione. E su questo inviterei a leggere qualche passo dei vari libri che ha scritto uno storico, Angelo Del Boca, e c'è un capitolo dedicato al lavoro italiano in Etiopia negli anni 60. Quindi parla di una comunità di 7.000 persone che avevano un tenore di vita, diciamo, pari a quelli di Milano e Torino. Però questo lo dice Del Boca, quindi magari se lo dico io può essere, diciamo, di parte. Insomma, detto questo, sono un po' emozionato. Devo ringraziare il Panathlon per questo evento. Partendo da Massimo Zichi anche a Martone, insomma, che si è dato da fare, e poi al presidente attuale, a tutti, insomma. Grazie. Grazie, grazie. Grazie. C'è un buon ritorno. Grazie Carmelo, non lo abbiamo detto, ma giustamente lo hai sottolineato tu, il fatto che anche tu hai vissuto come italo-etiope in alcune fasi, esperienze simili a quella del tuo amico Luciano Vassallo, e il mito e l'eredità
l'attività sportiva e non solo di Luciano Vassallo, così come di Abebe Bikila, ha consentito appunto alla nazione etiope anche di acquisire, lo abbiamo detto più volte, una sua dimensione che appunto per noi europei, possiamo dire forse anche per noi italiani, parte con quella cavalcata di Abebe Bikila lungo l'Appia Antica e al traguardo della Maratona Olimpica del 1960, che si ripete a Tokyo nel 64, stavolta con le scarpe, e in questo piccolo palleggio abbiamo ancora circa 6-7 minuti con Abebe e altrettanti in conclusione per Luciano Vassallo, sulle immagini del lago nei pressi del quale si allenava Bikila. Richiamo in causa Valerio Piccioni. Valerio, tu l'hai detto, hai seguito. Io sono rimasto a 6 Olimpiadi, 8 Tour e 5 Giri d'Italia. Non so se ho perso qualche conto, però già così testimoniano la storia giornalistica, che poi è rafforzato dal premio Saint Vincent per le inchieste antidoping, alla realizzazione della corsa di Miguel dedicata a Miguel Venancio Santos, poeta e desaparecido, che argentino, con cui mette insieme appunto per ragioni che vanno al di là dello sport migliaia di podisti, anche immeritatamente talvolta il sottoscritto, ogni anno. Questa spinta ad andare al di là dello sport ti ha portato anche a leggere con criteri e modalità diverse la storia di Abebe, per esempio anche quando l'infortunio lo ha costretto a non correre più, ma a cimentarsi in altre discipline, penso al tiro all'arco, al tennis tavolo, se non erro. Sì, Abebe è stato una personalità importante anche nella sconfitta, anche nel dramma, anche nella tragedia. Se n'è andato prestissimo, aveva 41 anni. E naturalmente le sue immagini più note sono quelle di Roma e di Tokyo. Ci sono anche altre immagini, ci sono anche le immagini di Monaco quando già sulla sedia a rotelle nel 1972. Condivideva, diciamo, la platea dei grandi, i posti dei grandi con Jesse Owens, con Vera Czaslaska, con Fanny Blankers-Koen, con tanti grandi personaggi. Questo è Debrecite. Debrecite è un po' una specie di luogo delle favole dei suoi allenamenti, ecco. E abbiamo visto lo sterrato, ecco, lo sterrato di Debrecite che dà l'idea del fatto che lui ovviamente sapesse tutto della corsa a piedi nudi, e è qui che Niskanen gli fa provare ripetutamente i percorsi e le esperienze e le accelerazioni e i chilometri che poi sarebbero serviti a Roma, a Tokyo, in tante altre parti del mondo. Ecco, vedete di che cosa è fatto questo percorso. E naturalmente oggi è un percorso meno frequentato anche dai grandissimi dell'atletica etiope, si cercano delle superfici diverse, si può correre sull'asfalto, però ecco, Debrecite è il posto dove Bikila prova la maratona olimpica di Roma 60, quindi diciamo che c'è un'altra pietra da queste parti che evidentemente ha una memoria e sa che proprio qui è cominciata questa grande avventura. Ecco, questi sono dei ragazzi che ci danno una mano. Ecco, è molto bella anche questa idea di queste persone che diventano dei cicerone e sono fieri di mostrare che cosa è nascosto, diciamo, in questo paesaggio, qual è la storia. Anche questa è una cosa molto bella dello sport. Ecco, hai citato un po' l'esperienza fatta nello scoprire queste storie, ma quando scopri queste storie, prima ancora che giornalista, prima ancora che comunicatore, c'è un momento in cui ti
ti senti però soprattutto bambino, ragazzino, ecco, in questi luoghi io mi sono sentito veramente come una persona che stava dentro una favola, ecco, qui mi chino proprio per vedere, quasi per interrogare, ecco, questa terra. E ho dei ricordi bellissimi e sempre lego questi ricordi anche a quelli di Roma, per esempio al momento in cui con la signora Bichila siamo andati con la moglie di Abebe a vedere via di Porta San Sebastiano con questo pavé, ovviamente, questi sanpietrini decisamente diversi, però in un certo senso è bello pensare che queste pietre, questo sterrato comunichi con queste superfici romane. E lei è stato bellissimo perché proprio dal balcone del museo di Porta San Sebastiano ha visto questo tratto di strada dove Bichila staccò radi in un allungo che poi è diventato leggenda. C'è un'altra leggenda, quella che Bichila avrebbe staccato radi davanti all'obelisco di Axum, questa grande stele che poi è stata per fortuna restituita all'Etiopia, che era stata rubata dall'Italia durante l'invasione coloniale. Ma in realtà Bichila arrivò già da solo davanti all'obelisco di Axum, ecco, però chiaramente, ecco, guardate anche proprio queste immagini, questa scoperta anche della natura. In mezzo a tutto questo è nato un mito dello sport mondiale, è stato sicuramente anche questo che l'ha abituato anche alle situazioni più difficili, più complicate. Sicuramente non poteva essere spaventato dai basoli dell'Appia Antica o dall'asfalto di Tokyo, asfalto dove poi tolse altri 3 minuti al suo primato personale, ecco. Quindi, Valerio, possiamo unirci quindi in un ringraziamento ad Abebe per la sua storia sportiva e per quello che ha rappresentato anche al di là dell'agonismo e forse anche per gli insegnamenti di vita che ci ha lasciato. Quindi credo che possiamo unirci anche nel video di ringraziamento che si intitola emblematicamente Grazie a Bebe. Siamo andati a ritroso nella storia di Abebe Bichila, partendo in questo video di ringraziamento da Tokyo per arrivare a Roma, quindi all'inverso di come
la storia invece ci ha raccontato questi avvenimenti. Io ringrazio ovviamente, ma lo faremo poi in conclusione per tutti i nostri ospiti, ma Valerio Piccioni per aver contribuito anche alle immagini. Passiamo per l'ultimo palleggio alla storia, dalla vicenda di Abebe a quella di Luciano Vassallo. Abbiamo visto un brano di una intervista, abbiamo un'altra intervista che ha realizzato proprio Giambattista Anastasio, con il quale poi ci collegheremo al termine di questo estratto. Il razzismo per me non mi ha afflitto proprio per niente, perché sarà perché quando ero piccolino ero libero di andare dove volevo, correvo di qua, correvo di là e ho incontrato tutte le cose possibili nel mondo dei razzisti. E allora a un certo punto ho calcolato. E da questo calcolo mi è venuto fuori che tutti quelli che fanno i razzisti sono inferiori in natura, perché non possono essere superiori ad altra gente. Ci sono gente che ha studiato, c'è gente che lavora, che sono professionisti, c'è un sacco di cose naturalmente tra questi inserisco pure La tua pelle bianca, Luciano, quando facevi vita di strada con gli altri bambini, invece ti ha aiutato, non era un Sì. problema con loro, perché a loro piaceva. Sì, mi hanno accolto come loro, perché nella povertà non c'è discriminazione. E allora mi hanno accolto. E così siamo campati tutti assieme. Quando è che hai capito di esserti liberato dal razzismo? Del razzismo io naturalmente sono dei primi tempi quando si andava scalzi, mi sentivo diverso, però poi quando ho incominciato a mettere delle scarpe, anche di gomma, mi sono sentito io e se no non avrei giocato con tutte queste squadre, non sarei introdotto nella nazionale, eccetera, eccetera. Il senso i metodi per, diciamo, ingranare ancora meglio sul calcio e non sentirsi meno a nessuno. Infatti è così. Se tu vedi nel calcio sono 11 giocatori da una parte e 11 dall'altra. Se tu cominci a credere che se non sei nulla, subito ti buttano fuori. Non sembra niente. Però al momento che sei lì in mezzo è veramente bruttissimo. È stato brutto cosa esattamente, Luciano? Cosa è stato brutto? Brutto essere fuori dalla gente, fuori dal popolo, eppure si apparteneva a quel popolo. Sono venuto a quel paese, capito? E
quel punto? E non mi lasciano uscire, logico. Allora io gli ho detto, se voi non venivate nel nostro paese, io non venivo qua. Di conseguenza l'hanno accettata. Comunque ci hai messo 24 ore per diventare cittadino italiano, giusto? 24 ore, sì. Dopo mi hanno dato il coso, ho preso il passaporto e... Hai giurato? Poco mancato, mi mettevo a correre col passaporto. A correre dalla felicità? Dalla felicità. Eri felice di essere diventato italiano, quindi? Sì. No, qui in Italia... il paese più bello del mondo, almeno da come vivo io. Nella vita, vedi, nella vita ho capito molto, io. Molto, in effetti ho toccato tutto, cioè dalla povertà alla ricchezza, da una scarsa posizione, una titolarità eccezionale proprio. Ho giocato al calcio e ho avuto molto successo, e più di così io non potevo farlo. Ho lavorato nelle officine e sono diventato motorista delle litorine 634. Le litorine hanno due motori diesel e io ho avuto un mestiere, il gioco del calcio e soprattutto la forza, l'onestà, e il credo. L'intervista di Giambattista è stata particolarmente esplicativa, ha raccontato ancora di più e ancora più nel profondo l'uomo. Giambattista dovrebbe essere collegato con noi, colgo lo spunto di questo scambio per sottolineare appunto il lavoro che coglie e sottolinea anche il profilo dell'uomo dell'opera teatrale Stella d'Africa, che avrebbe peraltro dovuto essere rappresentata qui a Latina, ma a causa purtroppo del protrarsi drammatico della pandemia è stata rimandata, ma speriamo e ci auguriamo di poterla vedere. Avremo in coda un piccolo trailer, anche se per un'opera teatrale non si dovrebbe usare questo termine, però Giambattista, punto, una conclusione da parte tua su questo personaggio, su quello che ti ha trasmesso anche dal punto di vista umano quando hai avuto modo di ascoltare dalla sua voce l'epopea, anche quella dell'arrivo in Italia, che è stata particolarmente rocambolesco. Sì, innanzitutto mi riallaccio un secondo a quello che hanno detto Rebecca e anche Francesca. La capacità di Luciano di ridere, di sorridere. In quel pomeriggio, lungo pomeriggio in cui abbiamo fatto quell'intervista, ci sono stati diversi momenti in cui ha riso fragorosamente, ed è stato davvero piacevole, perché anche nel raccontare magari aspetti un po' più difficili della sua vita, aveva sempre poi ad un certo punto la capacità di piazzarci la battuta, di chiamarci la risata, ed è stato davvero davvero piacevole. Una cosa che in questo filmato non si vede, ma che mi è rimasta sempre impressa: ad un certo punto gli ho chiesto che cosa gli mancasse di più
degli anni passati, di quegli anni in cui giocava a calcio ed era, diciamo, appunto nel fiore sia sportivo che della notorietà. E io tutto mi aspettavo, insomma, pensavo magari mi parlasse appunto proprio che gli mancasse giocare al calcio piuttosto che gli mancasse. Lui invece mi risponde: a me manca ridere come una volta, mi manca il ridere come facevo in quegli anni. E se pensiamo, insomma, che non è stata proprio una vita facilissima la sua, uno che con una vita così ti risponde: a me manca quelle risate che mi facevano in quegli anni, ti fa capire, ecco, qual è stato poi anche la sua forza. La forza è anche quella di mantenersi poi sereni, in pace con se stessi, e addirittura appunto riuscire poi a ridere anche delle cose meno piacevoli. E, dal punto di vista umano, quello che mi ha trasmesso l'incontro con Luciano è grande determinazione, una capacità di essere al tempo stesso umile, ma sicuro di sé. Può sembrare una contraddizione, ma non lo è. L'umiltà nel non dimenticarsi mai da dove si viene, nel non dimenticarsi mai chi l'ha aiutato, chi ha avuto intorno, chi è stato suo amico. L'umiltà dell'ascoltare, dell'approcciarsi alla persona cercando di capire se ha qualcosa da insegnare, da trasmettere, ma anche la fiducia di sé nel riconoscere il proprio valore e quindi nel esigere come giusto che questo valore venga rispettato. In merito alla fuga, che penso fosse l'altro pezzo della tua domanda, se non erro, la racconto in breve, anche se è difficilissimo essere sintetico con una storia del genere. Lui ad un certo punto si rende conto di essere inviso ai militari, al governo dei militari, alla dittatura dei militari che dal 72 prende il potere in Etiopia, e si allena per una, si allena, è il termine giusto, si allena per una fuga davvero avventurosa, non saprei come dire, una fuga davvero particolare. Passa intere notti a dormire sul pavimento, si sveglia presto, si allena, insomma, in questa casa, che è la casa ormai di un uomo benestante, di un uomo che dal punto di vista economico ha le sue sicurezze, tant'è che lui aveva anche un'autofficina di cui era proprietario. In questa casa lui vive da soldato che si prepara a una vita di trincea, una vita dove tutto può capitare, una vita senza comodità. Quindi prepara minuziosamente la sua fuga. Prima di andarsene, chiude la sua officina, dà agli operai quello che spettava loro, quello a cui avevano diritto, quindi li liquida, eccetera. E poi, tramite un passeur, raggiunge il confine. Da lì, attraversa la zona desertica che c'è tra l'Etiopia e il Gibuti, assolutamente a piedi. Un piccolo particolare che mi piace raccontare, e di cui abbiamo parlato in quell'intervista. Lui, quando attraversa il deserto a piedi, ha con sé pochissime cose: ha le medaglie del 68, ha ovviamente qualche spicciolo, e poi ha una Bibbia. Si porta dietro una Bibbia. E durante la traversata del deserto, lui viene fermato da dei militari che all'inizio non hanno un atteggiamento. Hanno un atteggiamento ovviamente sospettoso nei suoi confronti. Uno di questi militari, ad un certo punto, però, lo riconosce, riconosce che è Luciano Vassallo, l'ex calciatore, trionfatore della Coppa d'Africa, e quindi poi lo aiuta a raggiungere un campo profughi, dal quale poi a sua volta potrà, attraverso un volo aereo, arrivare in Italia. Ecco, anche questa fuga, anche solo questo episodio è molto attuale, no? Per i nostri tempi, insomma, tutti i giorni, no? Sappiamo di persone che abbandonano in modo difficile, avventuroso, rischiando mille pericoli il loro paese per un futuro migliore. Ecco, c'è anche questo nella storia avventurosa di Luciano, che poi, come raccontiamo nell'intervista, arriva all'aeroporto di Fiumicino, viene fermato perché probabilmente
non tutti i documenti, insomma, erano a posto, insomma, c'era qualcosa da verificare. Viene fermato al posto di blocco dell'aeroporto di Fiumicino e lui poi pronuncerà quella frase: se voi non venivate nel mio paese, io non venivo qua. Quindi, in qualche modo, chiede che gli sia. Che l'Italia saldi un po', come ho scritto appunto nel filmato, saldi un po' questo debito che ha poi con tutti i figli delle colonie, ecco, diciamo così. E nulla, poi Beh, come. no, ma penso insomma, forse anche concludere il punto della storia e della narrazione di Luciano con questa frase sia particolarmente emblematico, anche nel rapporto appunto con la vicenda del profilo di Abebe. Noi siamo strettissimi con i tempi e quindi. Visto che l'ho annunciato, vorrei lanciare il trailer dell'opera teatrale che spero avremo modo presto di vedere in presenza qui a Latina. Non prima di aver ringraziato, lo faccio io come tramite di Carmelo Giordano, tutti gli intervenuti, in particolare appunto Valerio Piccioni, Giambattista Anastasio e Francesca Nardo Marino per aver aiutato Carmelo e Rebecca Vassallo a narrare due storie che gli sono a cuore come amico e come figlia di Luciano Vassallo, ma anche per la loro origine, la nonna di Rebecca, l'ha ricordata lei, la storia di Carmelo altrettanto. Questo legame con la terra d'Africa e la terra di Etiopia. A questo punto il video dell'opera teatrale e poi la nostra conclusione. Sono una stella che vi guarda dall'alto, senza rancore, e non mi spegnerete più. Sono una stella che vi guarda. Chi se ne importa? A me da oggi i calci non li tira più nessuno. Lo so, sono stata dura con Pia Volpe, ma io dovevo impedire che tuo padre tornasse. Non c'è né bianco né nero. Tuo padre è fuggito dalla vergogna. Cambiare cognome, Luciano. Abbiamo vinto e gioito insieme fino adesso. Ho giocato da capitano fino adesso. Maglia della nazionale etiope. È la mia prima volta a Mosca, è la mia prima volta contro l'Unione Sovietica, è la mia prima volta contro la Yashin. Avrei voluto chiedergli se davvero ci fosse odore d'Italia in quel momento e anche fosse se l'odore era così sgradevole. La Tunisia schiera Caleb Garbi tra i pali, Azayez Jaballah, Ahmed Zgaya. Luciano Vassallo! Tutti i giocatori tunisini hanno fatto il loro ingresso in campo per il riscaldamento, mentre non ci è ancora stato trasmesso l'11 titolare dell'Etiopia. Tira fuori una fascia da capitano. Me la stringe al braccio. Sono una stella che vi guarda dall'alto, senza rancore, e non mi spegnerete più. Sono una stella che vi guarda dall'alto, senza rancore, e non
non mi spegnerete più. Eccolo, noi per omaggio a Luciano dovevamo stare nei 90 minuti più recupero, l'arbitro ha fischiato dopo 4 minuti di extra time la fine della nostra partita e quindi Federico, dove sei che le conclusioni siamo a casa tua, anzi siamo a casa di qualcun altro, sì. E ti lascio anche l'aggancio per ringraziare insieme a noi. Ringrazio voi per l'opportunità che ci avete dato a noi di poter collaborare con voi. Miglior location credo che questa sera per questo evento non poteva esserci se non quella della sala stampa del Francioni della Dina Calcio 1932 e colgo l'occasione per ringraziare il presidente Terracciano, il vicepresidente D'Apuzzo e l'addetto stampa Mauro Bruno che si sono da fare affinché si potesse realizzare questa bella serata. Io vorrei fare i complimenti al presidente perché è stata veramente una serata di storia e di racconti di vita di sport. Presidente. Grazie, i miei complimenti non deve farli a me, ma vanno fatti alla squadra. Il Panathon Club di Latina, io ho l'onore e l'onere di presiederlo da circa 2 anni. Purtroppo abbiamo preso questo periodo in pieno e di conseguenza non abbiamo potuto svolgere attività in presenza o attività all'aperto come solitamente il Panathon fa, però cerchiamo di fare del nostro meglio, ma soprattutto ecco, i soci del Panathon Club di Latina sono veramente una fonte inesauribile di idee, di volontà di fare, ma questo è un po' un tratto comune del Panathon come istituzione, no? Anche, questo vale anche per gli altri club italiani, in quest'anno complicato dal punto di vista della comunicazione, però tutti quanti noi ci siamo in qualche modo ingegnati per utilizzare questi strumenti, no, per poter mantenerci in contatto con i soci, per poter mantenerci in contatto con i club. E devo dire, io ringrazio voi, noi ringraziamo anche voi per la vostra professionalità, perché fino adesso noi abbiamo fatto le cose un pochino in casa, con molta serietà, utilizzando le piattaforme, una delle piattaforme diciamo più note, però sicuramente questa sera, grazie anche a voi, da un punto di vista squisitamente tecnico, l'importante è le cose, Presidente, farle con il cuore. Assolutamente. Poi tutto il resto diventa relativo. Un'ultima cosa per Andrea. Andrea, questo forse è il club più antico di Latina? Beh, credo che come club, oddio, io presiedo anche un'altra associazione che ha una storia importante, forse in questo momento sono qui con la rappresentanza di sigle e società che hanno una storia radicata, ma io ti volevo chiedere una cosa, visto che noi dobbiamo dimostrare di essere in diretta, è arrivato qualche messaggio, sì, c'è stato qualche commento, qualcuno ci ha insultato? I messaggi, no, non vi ha insultato nessuno, meno male. No, se eravate a Baronda Latina vi avrebbero insultato, certo. Qui invece non va insultato nessuno, anzi sono stati tutti commenti positivi. Vorrei ringraziare in modo particolare Alfredo De Santis, il presidente del Circolo Cittadino, e il sindaco Damiano Coletta, se mi consenti, che anche loro hanno assistito a questa bellissima serata, ma oltre a tantissime altre persone che si sono complimentate per la bella cosa che avete creato, costruito tutti quanti insieme. Torno a ripetere, è stata veramente una bella serata di vita e di sport messi insieme. Io direi prima di vita e poi di sport. Assolutamente sì. Io a questo punto cedo a te la parola per i saluti finali e vi ringrazio nuovamente Latina Calcio che ci ha ospitato in questa bellissima location. Buonasera, grazie, buon primo maggio, grazie. A voi. Ma no, il nostro saluto è il saluto di Federico, è il saluto di Baronda Latina TV, lo faccio io nonostante sia l'ospite. Ma scusa se ti interrompo, sei anche uno dei sei stato tantissime volte ospite di Baronda Latina, perciò... Sì, ero anche in qualche sigla, in qualche immagine, certo. che passava, e ci sono anche perché poi questi colori nerazzurri del Latina Calcio ce l'ho nel cuore, e quindi ci fa... Una parola che scatta il cartellino rosso. No,
non, anche perché diciamo che ne abbiamo parlato di Superlega, io sono d'accordo con Giambattista che per quanto riguardava i suoi commenti sulla Superlega, quindi non dico oltre, dico soltanto che spero che le persone che ci hanno seguito abbiano conosciuto meglio un personaggio che forse è noto ai più, ma abbiano anche assaggiato e siano entrati a contatto con l'esperienza di un altro personaggio che è meno conosciuto per le sue vicende sportive, ma due, Abebe Bichila e Luciano Vassallo, veri e propri eroi sportivi e non solo del loro paese, ma possiamo dire con questa serata anche del nostro. Grazie veramente a tutti coloro che ci hanno seguito, grazie a voi, grazie. Alle prossime occasioni, sperando. Arrivederci a tutti, grazie.